Nel secondo girone del settimo cerchio sono collocati i violenti contro se stessi e le proprie sostanze, ovvero i suicidi e gli scialacquatori. I suicidi sono trasformati in piante. In vita hanno reciso il rapporto tra l'anima e il corpo, ora non conservano più le fattezze corporee. A Dante appare davanti una selva impenetrabile, senza sentieri, intricata, strana. Dante vorrebbe conoscere l'identità delle anime collocate in quel girone, ma non riesce. Per questa ragione Virgilio suggerisce al fiorentino di strappare un ramo, che subito chiede: perché mi schiante, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietate alcuno? Uomini fummo e or siamo fatti sterpi. A parlare è Pier della Vigna, segretario dell'imperatore Federico II, suo braccio destro, che venne accusato ingiustamente di tradimento nel 1248. Imprigionato, fu accecato e si suicidò nel 1249. Ecco che nell'aldilà Pier della Vigna ha l'occasione per fare una perorazione in cui professa la sua innocenza. Il tronco parla: sì, col dolce dir m'adeschi ch'io non posso tacer, e voi non gravi perché io un poco a ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serrando e disserrando sì soavi che dal secreto suo quasi ogni uomo tossi. Fede portai al glorioso uffizio, tanto che io ne perdei il sonno e i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non tolse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammarsi a gusto che lieti onor tornaron tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir di sdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria che giace ancor del colpo che invidia le diede. Il monologo di Pier della Vigna è organizzato nelle parti fondamentali di una orazione, è un vero capolavoro di sintesi. Solo 24 versi servono a Pier della Vigna per presentare la propria figura, le proprie mansioni ricoperte a corte, professare la propria innocenza e lanciare l'accusa nei confronti di una donna che abita nei luoghi di corte e che noi scopriremo essere l'invidia. E poi questa anima giura, non sulla propria mano, ma sulle proprie radici, che lei non ha mai tradito il suo signore e prega Dante di ritornare sulla terra e rinverdire la fiducia e il nome che lei aveva sulla terra, la sua fama di persona innocente e fedele all'imperatore. E con un colpo di scena finale, ecco che l'anima rivela l'identità della colpevole. È stata l'invidia, la meretrice che sta a corte. Ecco che a questo punto Dante ha perso la capacità di parola perché si è immedesimato nell'anima di Pier della Vigna ed è Virgilio a porre altre domande all'anima per sapere come queste anime di suicidi finiscano lì nella selva e per sapere se mai ricopereranno il loro corpo. Pier della Vigna risponde che le anime vengono scaraventate da Minosse a caso lì nella selva e che mai recupereranno il corpo, neanche dopo il giudizio universale, o meglio, il corpo ripreso verrà appeso alla prunna dell'anima, cioè alla pianta dell'anima che si è suicidata. E il canto tredicesimo si conclude con la scena della caccia infernale. Abbiamo Ercolano di Pieve del Toppo e Jacopo da Sant'Andrea, due scialacquatori che sono rincorsi da canie fameliche. E Jacopo da Sant'Andrea, che è più lento, si nasconde dietro un cespuglio che viene alla fine agguantato dalle canie fameliche. Questo cespuglio parlerà
parlerà e rivelerà che lui era della città di Firenze. Non dirà il proprio nome, rimane anonimo, a dimostrare probabilmente che la piaga del suicidio era molto diffusa nella Firenze dell'epoca di Dante.